che c'entra attacco. Ma quando nel libro lei dice che a un certo punto è stato avvicinato da Riva e gli ha detto accidenti, sarei dovuto venire. Sì, sì, dovevo venire. È una bugia? Verità sacrosanta. So tutto io di Riva. Riva lo considero, io ho detto quella frase all'avvocato, qui ci vuole Riva. A Belgrado nel 73. E tutti gli gridavano così. Oh, 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 oh. Che c'entra attacco? Oh, 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 oh. Ciac, Boriterti una, ciac, Boriterti una, ciac. Giampiero, di lei Giovanni Arpino una volta ha detto una cosa molto simpatica. Ha detto, io lo metterei alla guida di un ministero finanziario perché Boniperti è capace di vendere il ghiaccio e pinguini. Ecco, mi domandavo, ecco, lei nella vita da sportivo, da calciatore, da presidente è stato questo? Cioè un grande calciatore, un grande sportivo, ma anche un grande persuasore, un grande incantatore? Uno che riusciva a convincere sempre il prossimo? Beh no, questo non è vero. Poteva succedere, insomma, in campo, lei sa, in campo calcistico io ho fatto la vita, insomma, no? Quindi conosco tutti i segreti, conosco molti personaggi che hanno vissuto con me, insomma, quindi mi hanno sempre preso in simpatia e creduto alle mie parole, che poi nella vita l'importante è dire la verità e far credere delle persone serie. Certo. Senta, la sua vita da sportivo è una meravigliosa galleria di successi, ha incassato qualche no? Nel senso che il suo sogno mai realizzato era quello di accoppiare Maradona e Platini, lei voleva anche Pelé. Maradona sì. Fu a un passo da ingaggiarlo, no? Sì, però era il periodo di Videla, del regime militare, quindi strappare Maradona da quel contesto era un po' difficile. Sicuro, io sono andato con Giuliano e Sivori a Buenos Aires, abbiamo visto Maradona, abbiamo parlato di contratto, poi purtroppo bisognava avere allora il pass della federazione e lì Grondona non me l'ha dato, aveva paura, insomma, ecco. Però Maradona sarebbe venuto molto volentieri e forse sarebbe servito anche a lui per stare qualche anno nella Juventus. Il meccanismo Juventus. Certo sarebbe stato una bella cosa anche per il pubblico amante del bel gioco. Provò a prendere anche Pelé. Sì. Andò sino ai mondiali cileni, no? Costava un centinaio di milioni Pelé, si poteva prendere a prezzi stracciati. No, io gliel'ho offerti Pelé, 100 milioni netti, insomma. E c'era Amaral che era già della Juventus e mi ha fatto entrare nel ritiro del Brasile. Io ho seguito gli allenamenti del Brasile. Era una cosa dell'altro mondo, vedere questi brasiliani giocare in allenamento. Facevano vedere delle cose straordinarie. A Valparaiso l'ho visto giocare. Ho visto del calcio stupendo. Senta, di lei colpisce, ha sempre colpito, colpisce anche adesso a quest'età, la grande vivacità intellettuale, l'irrequietezza anche motoria. Però lei era così, l'ho letto nella sua biografia, anche da bambino, a Barengo, nella tenuta di famiglia. Era agile come un gatto, no? Quando si trattava di andare a caccia con i più grandi. E aveva anche un ottimo rapporto con i contadini e le mondine. Sì, sicuramente. Beh, io figlio di agricoltori, sono stato. Gli agricoltori mandavano i figli in collegio, no? Certo. Perché non c'erano delle scuole vicino al mio paese, non c'era, bisogna andare a studiare in collegio. Quindi io sono stato molti 4-5 anni ad Arona, poi sono stato anche ai Salesiani a Novara, un paio d'anni, e quindi quando si tornava poi a casa. Ci si divertiva con. Quindi immagino dei ricordi dolcissimi di quel periodo. Bellissimi, bellissimi, sì. Si andava a giocare fuori in questi paesi dove c'è sempre una grossa tensione fra paese e paese. Certo. Ma noi abbiamo bastonato tutti. Senta, nel libro lei dice che la persona a cui ha voluto più bene è stato suo padre, perché aveva una generosità straordinaria che lei non è mai riuscito a eguagliare, a imitare. Però dice delle cose dolcissime anche di sua madre. Ecco, è vero che sua madre non l'ha mai vista giocare? Cioè che dal 47 al 61 quando ha lasciato lei andava sempre a quel santuario della Madonna della Neve a recitare il rosario? Sì, perché aveva paura che lei si facesse male. Era una chiesa che è vicino proprio alla mia casa e mia mamma, mio papà o mio zio sono sempre stati presidente del borgo, della chiesa dove c'era la Madonna della Neve e mia mamma non voleva che io giocassi al calcio, aveva paura, ma come mai, devi studiare. Lei era maestra, quindi
voleva che i suoi figli si laureassero tutti, infatti mia sorella si è laureata a Milano, mio fratello poi qui a Torino, è frequentato qui a Torino e si è laureato anche lui in radiologia e io ho iniziato anch'io, ho finito il geometra e mi sono iscritto economia e commercio e ho dato 4 esami. Però poi il però calcio mi ha... Insomma, i conti ha saputo fare lo stesso anche nel calcio. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. Un'altra persona a cui ha sempre voluto bene, che ha avuto molta pazienza con lei, è sua moglie Rosy. Straordinario. Soprattutto non sapeva nulla di calcio e dei calciatori, perché la prima volta che l'ha incontrata, che le ha fatto la corte, se la ricorda, finale in Ligure, sì, nel 47, io l'ha invitata a ballare. Sì, ho detto parto titolare quest'anno, avevo fatto le ultime 6 partite del 47 e avevo fatto 5 gol, la Juve ha rischiato molto, sì. Io poi gli ho fatto 27 gol nell'anno. Infatti, e sua moglie cosa ha risposto? Ho detto, ma titolare di che cosa? Dimmi cosa vuol dire. E gli ho spiegato un attimo, sì. E poi mi sono innamorato di questa ragazza che era deliziosa e devo dire veramente che la mia carriera ha due cose molto importanti, due attu molto importanti, che cioè il mio talento e mia moglie. A proposito di talento, l'anno della consacrazione e l'anno dopo il debutto, 40 partite, 27 gol, è stato capocannoniere, non aveva neanche 20 anni, no. Quindi un decollo bruciante è stato. Sicuramente. Quello. Tra l'altro 2 gol in più di Valentino Mazzola, che lei ha sempre... Io ho sempre considerato con parola il migliore giocatore di quel periodo. Ecco, lei diceva un giocatore che si muove in punta di piedi, mi ricordo questa cosa che diceva di Valentino Mazzola. Sì, sì. Poi saltava veramente tanto così, 30 centimetri sopra il palo. Aveva destro e sinistro che non riusciva a capire, perché per capire se uno è destro o sinistro basta a un giocatore mettere una palla davanti. E bisogna vedere come la colpisce, di destro e di sinistro. E bisogna vedere se è ambidestro, è come si dicono. Ecco, simbolico con Valentino Mazzola il fatto che lei abbia giocato l'ultima partita in campionato, se lo ricorda, nel giugno del 61, contro l'Inter nella quale debuttava Sandrino Mazzola. Sandrino, sì. E cosa disse al piccolo erede? E dico, io spero che tu assomigli, non puoi assomigliare a tuo padre, ma che sicuramente devi fare una grande carriera, sì, per il nome che porti. Cos'è capitato al portiere della Folgore? Non sai cosa gli è successo? Mentre si giocava, guardava una ragazza in tribuna e è andato a sbattere contro un palo, si è rotto 3 costole e ha fatto un paio di mesi all'ospedale. Sarà un'esagerazione, ma al portiere di riserva del Novara è successo un brutto guaio. È vero, anche lui gettandosi sui piedi un attaccante si è fratturato la base cranica. Commozione cerebrale, è ancora insieme adesso. Senti? Le donne, Casanova. Las mujeres. Ansel, come si chiamano il tuo paese? Quinne. Che tipo di giocatore tecnicamente era Giampiero Boniperti? Lei ha cominciato come centravanti classico. Sì. E poi si è spostato come mezzala di regia. Però il suo sogno era anche quello di fare il mediano. Infatti, sì, una volta il mio sogno è stato quello. Mediano. Perché guardi che giocare 8 anni centravanti della Juventus, ho preso tante di quelle botte che lei non ha idea. Perché poi bisogna giocare senza la televisione, no? Certo. Quando la palla era nella mia area, di qua succedevano tante cose che nel pubblico, nell'arbitro, nei guardialini venivano a conoscenza, no? Certo. E io 8 anni ho giocato. Poi mi sono spostato quando è venuto Charles Sivori, sì, e mi sono spostato a mezzala, che era già un bel giocare con 2 grandi campioni così. Certo. Ecco, lei ha vinto vinto 3 campionati in 4 anni, Coppa Italia. E poi però il mio sogno era mediano. E mi ricordo che in una partita che abbiamo fatto con la Lega inglese, Viani, che era un grosso, io lo dico un grosso intenditore, perché mi ha fatto giocare mediano. Certo. E abbiamo fatto l'asse io e Angelillo, sì,
E so che quel periodo, quella partita lì abbiamo battuto, abbiamo fatto 3 o 4 gol agli inglesi, che c'era Lowe dall'altra parte, che è proprio venuto al Torino, quindi un grandissimo giocatore, che è ancora oggi il capocannoniere del Manchester. Sta per batterlo lì un giocatore che viene fuori adesso. Però in nazionale il suo ricordo più bello è sicuramente quello con il resto d'Europa contro l'Inghilterra, 4-4 che fece 2 gol. Eh sì, far 2 gol agli inglesi, guardi. Guardi caro Porrà, è una delle cose più belle se uno gioca il calcio. Certo. Infatti quando tornò a Torino si trovò un contratto nuovo da parte di Gianni Agnelli. No, no. Però le regalò anche un portasigarette d'oro. No, contratto nuovo no, era quello vecchio. Era quello vecchio. Che io allora. Però non aveva firmato ancora. Non avevo firmato perché ho detto ma datemi qualcosa di più, ma senza fare scene, perché io poi ho giocato. Se mi hanno scelto per andare a rappresentare il resto d'Europa. Quindi quei 2 gol le servirono per No, no, io ho firmato e poi senza guardare, perché sono tornato in Italia, l'avvocato che era venuto a vedere la partita fa Boniperti, vieni qui che ti dobbiamo parlare. E la prima cosa che mi ha fatto, ma non hai firmato il contratto, mi dicono la Juventus, perché tu mi sono rivolti subito all'avvocato. Io ho detto, no, non ho ancora firmato avvocato, ma ho sempre giocato. Certo. Vai a firmare e poi vieni qua. E io da corso... Era la Vetrococ, un palazzo della Vetrococ, da Corso Vittorio. Io sono andato in sede, in Piazza San Carlo, ho chiamato lì Artino, che era aveva i baffi, era lui così, fortissimo, e mi ha detto, cosa fai qui? Non ho voluto firmare il contratto. Ah sì, te l'ho guardato fuori, e no, me lo dia, mi ha messo la mia firma, arrivederci, devo andare dall'avvocato. E sono andato dall'avvocato, mi ha regalato, che ce l'ho ancora adesso, ma non lo posso tenere, né in casa, lo tengo in banca, insomma, certo. Perché due etti d'oro. Sì. Che non si poteva portare in tasca, certo. No, l'ho messo qui e faceva così. E allora non... Ma era un'abitudine questa dell'avvocato di fare degli scherzi? Straordinario. Era l'uomo straordinario. L'uomo... Boniperti faceva il prepotente quando discuteva l'ingaggio, cioè il prepotente, poi dopo venivano da me, io li pagavo. Come calciatore è stato bravo, come presidente è stato fortunato. Evidentemente mi dispiace che non ha 40 anni di meno, questo ci dispiace a tutti e per tutti. Ma se oggi lui avesse 40 anni di meno, credo che di nuovo sarebbe un leader in una squadra, in una nazionale, in una continuità di lavoro. Sì, lei ha sempre detto che lui era la quintessenza dell'intelligenza. Sì. Ecco, ma questa intelligenza dal punto di vista calcistico in che cosa si esprimeva? Lui riconosceva subito il talento? Nella conoscenza dei giocatori, era un tecnico. Era difficile dire parlare con l'avvocato e cercare di medicare certe cose. Lui diceva no, guarda che non è. E di fatto io andavo d'accordo con lui, perché io dicevo quello che mi capitava di dire, cioè quello che pensavo io, insomma, no? Anche a lei lo chiamava verso le 6, 6:30 del mattino. È vero che voleva anche un po' prima. È vero che voleva degli interlocutori reattivi a quell'ora. E qualche volta le ha chiuso il telefono arrabbiato, gli ha detto sei rimbambito stamattina, non ci parla. Sì, mi ha detto un peggio. Peggio. Io e mia moglie eravamo lì così, svegli tutti e due, e magari avevamo parlato 30 secondi, insomma. Certo. Senta, delle Juventus nelle quali ha giocato, diciamo che quella con Sigurd e Charles, quella che l'ha entusiasmata di più? Oppure quella con Ansari Prest, Martino, da quella poi... Però Sigurd e Charles sono quelli che ci ricordiamo di più, ed erano due personaggi veramente antitetici, no? Chi è? Sigurd e Charles. Sigurd così strapotente, anche se talentuoso, infatti lei non sopportava certi atteggiamenti provocatori. Solo atteggiamenti, perché Sigurd era di una simpatia unica, gli argentini sono simpatici. Sì. Però sono strafottenti, no? E qui bisogna stare attenti, no? Si andava all'estero, qui possiamo farlo fare. Andava all'estero, noi per tre di sì prendevamo tante botte. Invece Charles era un pezzo di buono, poi è un pezzo di pazzo, pane. No. Charles non c'era nessuno, io ho mai visto nessun lui giocatore. Aveva paura di usare i gomiti per non far male all'avversario. Proprio. Mi dico, ma alza sti gomiti. Glielo dicevo in aria, durante la partita. Durante la partita, John, non si salta così. Ed era già 1,95, no? Se fa solo così. E gli altri picchiano sotto, no? E noi andiamo in gol. Se invece da presidente, qual è la Juventus che ricorda con più piacere? Quella del ciclo di Platini? Tutte. Oppure quella con Boninsegna e Benetti che le strappò la concorrenza? Tutte. Guardi, tutte. Mandato tutte le grandi soddisfazioni. Certo. Quando ero presidente. E anche quando ero giocatore, mi ha vinto. Senta, con Platini che rapporto c'era?
Si racconta sempre quella famosa battuta, lei che non voleva che fumasse, si ricorda. Sì. E lui diceva, ma lo deve dire a Bonini che deve correre per me. Proprio, proprio. Dico, però vedi, se tu non fumassi, non è che fai bene alla tua famiglia, lascia perdere. Ma lo diceva lei che si accendeva anche due sigarette contemporaneamente. Sì, vabbè, io non giocavo più, ero in tribuna. mi trovavo con una sigaretta, poi mettevo un'altra. E allora me ne accorgevo quando io l'avevo accesa l'altra. Perché era la tensione. Difatti, sì. Questo a me è servito molto. Andare via dopo il primo tempo. Ecco, questa abitudine, quando è cominciata ad andare via dopo il primo tempo? Beh, subito. Perché lei si è persa dei trionfi incredibili, quella di Bilbao. La prima poi sono entrato. No, lei era al bar che si beveva il Carlos Primero. Carlos Primero, ha segnato proprio Carlos, il 2-1. Esatto. Ero vicino a Cuba, dopo il primo tempo ho detto, Laszlo, io vado via, perché se segna un gol, l'Atletico Bilbao, qui è la fine, è la guerra, fine del mondo. Difatti sono andato via, a un certo punto ero accompagnato da un amico, sono entrato in un bar, abbiamo preso due Carlos Primero. La radio, Carlos, al 2-1, via, lasciato lì tutto. Tra l'altro era una notte di pioggia, mi ricordo. No? Sì, ma non ho sentito niente. Per non parlare del trionfo di Tokyo dell'85, l'intercontinentale, prima era sceso quasi in campo, voleva picchiare i guardaline che aveva annullato quel gol meraviglioso di Platini. E poi si è andato allo stadio. Ci può annullare in quel così. Solamente per l'estetica del gol bisognava. Ma Dio, ma Platini si è messo per traverso. E questo qui era alto, 1,11 il guardialine, che era uno di quelle, non so se di Saigon o robe del genere. Io ho girato tutto il campo, c'era l'ambasciatore vicino a me, la signora fa, ma dove va? Io ho girato la testa. Thank you for the force, the eyes and the memory shed. Thank you for the pictures of living in the beautiful black and white. Some say Senta, perché era così duro, così esigente con i giocatori? Perché pretendeva sempre il massimo? Perché credo che bisogna esserlo. Perché lei dice la Juventus la metteva nelle condizioni migliori per lavorare, quindi loro dovevano dare il massimo. Sì, credo che bisogna. Non sempre, ma ho sorvolato pochissime volte. Ma è vero che mandava dei carabinieri in pensione per controllare i giocatori? Non in pensione, erano già in pensione. Erano già in pensione. In pensione, gli venivano volentieri i tifosi della Juventus. E lo facevano spesso e volentieri, ma bisognava fare, non è che voleva fare la spia. Cioè, conoscendo qualcuno però non funzionava, c'era Marocchino che andava a letto alle 9 di sera, e alle 3 del mattino usciva. L'ha pagata a cara, Marocchino. Sì? Sì. L'ha pagato cara, perché almeno questa poi ha capito. Ma è vero che una volta addirittura ha multato un giocatore che aveva scoperto che aveva tradito la moglie? No. Questa è una leggenda? Un po' così, no. Questo no, gli ho detto, state attenti ragazzi. Certe cose bisogna stare attenti, perché voi giocate, le vostre mogli sono brave, si comportano bene, quindi comportatevi bene anche voi. Era un anno che non avevamo una grande squadra, e allora non riuscivo a spuntare una lira in più di contratto come al solito, ma si parlava di 1.500.000 lire. Allora ho detto, Presidente, se vinciamo il campionato, come ultima richiesta, dopo ore di dibattito con lui, se vinciamo il campionato mi regala un fucile, perché siamo cacciatori, lui è cacciatore. Allora lui dice, sì, ho detto no, lo scriva per piacere. Allora l'ha scritto. Abbiamo vinto il campionato contro ogni logica balistica e io sono andato a prendermi un fucile, ho preso un Cosmi da 4 milioni. Quando gli è arrivata la fattura, gli è preso un colpo. È ancora là che mi rincorre ora, è una cosa che gli è rimasta qui. Io ti avevo detto un fucile da 500.000. Ho detto no, fucile. Ho detto lei le prendeva le bacche gravide dell'avvocato e io ho preso un fucile gravido. Senta, due momenti molto dolorosi. L'Aizel, lei non voleva giocarla all'inizio quella partita. Sì, non volevo giocarla perché ho visto i morti. Voleva giocare in mezzo a quella tragedia e tutti quanti abbiamo pensato quello. Infatti lei si arrabbiò parecchio con Cannavò che sulla Gazzetta titolò... Sì. Butta via quella coppa insanguinata. Cannavò è qui adesso che fa la presentazione del libro. Siamo diventati poi molto amici perché Cannavò è una persona... Però fu difficile ricomporre quella frattura, perché lei era molto arrabbiato. Moltissimo, anche il sangue era nostro.
in quell'epoca. Però lei vide i morti, vide anche quei due cagliaritani, Casula padre e figlio, schiacciati. Avevano tutti, sono andato a vederli in ospedale, erano tutti in, una, in un locale, 39 morti, con la bandiera della Juventus intorno al collo, e c'era padre e figlio lì. Ma è vero che i calciatori non sapevano nulla di quella nulla. Tragedia? Nulla, fatto entrare nessuno, infatti Platini quando è uscito, lui è andato per far vedere. Poi gliel'abbiamo tirato dentro. E quell'esultanza di Platini dopo il rigore fu stridente. No, no, perché non sapeva, scusi, bisogna perdonare certe cose, quando uno non le sa. Scrissi esattamente, Juve nascondi quella coppa, ero indignato per il fatto che dopo quella tragedia, a fine partita, una partita palesemente falsa, c'era stato addirittura un tentativo di sfilata per il campo con Platini, eccetera, e fin là potevo anche capire perché si è detto che i giocatori non sapessero tutta la verità, anche se qualcuno gliela doveva dire. Ma quello che mi colpì fu all'indomani, sceso dall'aereo con la coppa in braccio e alzandola in cielo. Quello no, quello è imperdonabile. Allora mi ispirò quel pezzo, Juve, nascondi quella coppa. E allora all'indomani Boniperti mi fece una telefonata, non te la posso descrivere, sai, lui è uno che non ha mezzi toni, no? È sangue nostro, tu non dovevi scrivere questo, questa è la vittoria più sacra della Juve. Dico, questa è la vittoria che fareste bene a non calcolare, a tirare fuori dall'albo d'oro, perché io sono convinto ancora oggi che la Juve ha vinto una Coppa dei Campioni, non due, quella di Roma, non quella di Bruxelles, quella non può essere in un albo d'oro, non può esserci una Coppa in un albo d'oro in una serata in cui sono stati 39 morti nello stesso stadio. Questo non è vita, non è nulla, non è sport, non è niente, quindi, e su questo ci siamo scontrati. E poi a distanza di tanti anni se ne parla ancora, lui non ha cambiato parere, però mi ha detto una cosa bellissima, dice, io ho fatto leggere quel pezzo a tutta la mia famiglia, mia moglie e i miei tre figli erano dalla tua parte, ti hanno dato ragione, ma ho ragione io, e questo episodio dice tutto il suo carattere. Un altro dolore grande è stato Scirea, che ricordiamo è morto a 36 anni in una strada polacca. E il giorno prima di partire, perché Scirea andava a visionare una squadra, sì, che controllava in UEFA, lei gli disse, stai, sì, attento su quelle strade. Proprio. Però lui non era al volante. Ho accompagnato alla porta, Gaetano, come lo chiamiamo noi, dico attenzione Gai, che lì è un paese molto difficile per viaggiare in auto, in auto, perché io l'ho provato, perché quando la squadra andava a giocare a Lodz, siamo andati un paio di volte, io andavo a Varsavia in aereo il giorno dopo e poi prendevo una macchina della Fiat e mi portava, facevo portare a Lodz. Era terribile, è terribile quella strada. Sì, sì, sì. E quando ho saputo, perché Gai poteva fare sicuramente una grossa carriera come dirigente, come immagine, ecco. Sì. Era un ragazzo straordinario. Io so che lei è un debole per suo nipotino. Sì. No? Classe 91, che è già un grande attaccante. I tecnici dicono che lui ha una grandissima maturità. Sì, vero. Può essere il nuovo Boniperti oppure la sua è un'avventura irripetibile? Guardi, è difficile dire queste cose. Sicuramente è un atleta, innamorato del calcio, gioca veramente bene, però sa, di qui arrivare più in su ci vuole, ci sono ancora tanti anni. Ma sicuramente è un bambino straordinario, atleticamente. Grazie Giampiero e buona fortuna anche a Filippo naturalmente. Grazie, ma complimenti. Grazie. Incredibile, benissimo, benissimo. Scusi, la faremo in un'altra occasione un po' più quando sono. Adesso vengo lì. Aspetta, Nino, aspetta, devi salutare perché via non può venire. Nino. Non viene. È troppo tutto. Fatto cominciare, io arrivo solo. Fatto cominciare. Sì, faccio un calore da Piero. Sì, lo credo. Vieni a trovarmi poi con Angelo in ufficio. Dov'è Porrà? È là. Allora, vieni qua Porrà. No, volevo salutarti bene. Mi saluta dopo. Ah, è andato bene, sì. Ma lei è un comunicatore, solo che con parsimonia ci regala le sue interazioni. Sì, bisogna fare purtroppo. E con te mi aprirei di più, perché tu... No, perché sono un bravo ragazzo. Sono un bravo ragazzo. Sei un ragazzo. No, ma io... ragazzo! Ho la mia età, ho 30 anni più di te. 33! 33 per essere precisi, per essere scuso, sì. Per essere scuso,